1985 a Gaetano Pini a Milano, perché sono milanese, ma anche origine di Milano. Esisteva già un reparto di ortogeriatria, forse il dottor Corrado lo sa già, dove sostanzialmente venivano mandati grandi anziani dove venivano seguiti saltuariamente da un internista. Questo perché? Per cercare di ottimizzare al meglio quello che è il percorso del paziente fragile anziano puntante con colpita. Fortunatamente c'è stata, il tutto nasce da quando abbiamo ricominciato a operare questi pazienti. È stato un caso, ero già dall'UPRESA Bettani a parlare appunto di queste cose, e mi dicevo: guarda che il dottor Caccavarossi ha già un'idea di questo tipo, e fermi tutti, bellissimo, mi piace moltissimo, è una vita che sto pensando a fare questa cosa. Ci siamo subito messi in contatto con il dottor Lombardi e abbiamo trovato subito una larga intesa, abbiamo messo insieme questo protocollo. Protocollo che ha lo scopo, diciamo così, di implementare e quindi di attuare un nuovo modello organizzativo per quanto riguarda sia il paziente fragile, anziano, con tante comorbilità, quindi pazienti cardiopatici, pazienti diabetici, pazienti con insufficienza renale, che accedono al pronto soccorso, che hanno magari una frattura di femore, ma anche pazienti che devono andare incontro a un intervento elettivo, che devono fare magari una protesi d'anca o di ginocchio. Questo per poter offrire al malato, sin dall'inizio, diciamo, una cogestione del malato, sia dal punto di vista ortopedico, che di fatto è un chirurgo, sia dal punto di vista geriatrico, quindi internistico, per soddisfare tutte quelle che sono le esigenze, diciamo così, e soprattutto la prevenzione di tutte quelle che sono le complicanze, per esempio il delirio postoperatorio, la comparsa di demenza, di disorientamento, scompensi cardiaci, squilibri metabolici, e per cercare di ottimizzare al meglio tutto. Come ha detto all'inizio il dottor Favini, quando ha citato il professor Benazza, che ha detto: ma io sono un ortopedico, so curare le fratture di femore, ma non so trattare queste malattie. È vero, noi siamo infatti un po' dei meccanici, così. Non sappiamo effettivamente trattare tutto quello che è il malato. Io ho sempre detto: noi curiamo la patologia, ma non curiamo il malato. Cioè, ci occupiamo della frattura di femore, ma tutto quello che sta intorno al malato a 360 gradi non siamo in grado ormai di trattarlo, di riconoscere e di prevenire eventuali complicanze. Quindi tutto questo progetto ha questa finalità,